Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Domenica mattina, la prima di 8 domeniche mattine che ci attenderanno successivamente. Con questo incontro di stamattina chiudiamo il primo modulo, le tensioni che attraversano il mondo globale. Francamente sono molto contento di poterlo chiudere con Massimo Cacciari. Io evito di presentarvelo. Massimo, so solo dire, un amico carissimo. L'argomento che ha proposto adesso l'Europa e l'Occidente, il mondo globalizzato, non solo è un argomento di per sé affascinante, ma mi fa molto piacere che Massimo possa trattarlo con noi questa mattina, perché in realtà Massimo sta organizzando un lavoro sistematico su questo. È organizzato anche proprio in tempi recenti un centro che organizza la riflessione sull'Europa. Insomma, è un'occasione davvero straordinaria. Sono davvero particolarmente contento di avere la possibilità di condividere tutti assieme le riflessioni su questa materia decisiva. Massimo, a te la parola e grazie di cuore per essere qui. Grazie a voi. Ma io pensavo, visto che appunto sarà la prima di una serie di incontri che farete su questi argomenti e sull'Europa in particolare, eccetera, pensavo di introdurre questo vostro corso con alcune riflessioni di ordine generale proprio sui concetti che poi incontrerete nello svolgimento del vostro lavoro. Concetti che riguardano appunto l'idea di globo, l'idea di mondo, che cosa intendiamo quando usiamo questi termini, che storie e che profondità rivelano. E poi da queste parole certamente potrete facilmente comprendere il nesso con anche la situazione attuale, e nella discussione questi elementi potranno essere svolti, ma credo, se volete, anche divertente, così in fase inaugurale, appunto, affrontare queste questioni di carattere, diciamo, concettuale. Noi diciamo mondo, noi diciamo globo, usiamo questi termini, ma quale radice hanno? Globo traduce la sfera, no? Il termine sfera in greco, sfaira, anche in latino, e sul piano la sfera è un corpo solido, no? Mentre sul piano l'equivalente è kiklos, il cerchio. Ma che rapporto hanno col mondo questi termini? Noi li usiamo come sinonimi. In realtà non sono affatto sinonimi, e il mutamento semantico tra il termine sfera e il termine globo e il termine mondo, scusate, il termine sfera, globo e il termine mondo è molto rivelatrice. Mundus i latini lo assimilavano al greco cosmos, mundus, e in questo senso indicava il mondo piuttosto la volta celeste o anche i corpi celesti. Varrone dice apuritia mundus, no? Noi stessi diciamo mondo, come dire pulito, puro, no? Apuritia mundus, proprio perché non contaminata, la volta celeste non era contaminata dalle miserie, dalle contraddizioni, dalle sofferenze del mondo sublunare, no? Il mondo apuritia indicava appunto l'incontaminata sfera celeste separata dalle miserie del nostro mondo. Quindi il mondo non era assolutamente assimilabile, non è assolutamente assimilabile etimologicamente al globo terrestre, anzi il mondo è ciò che non è il globo terrestre. Ecco, la totale differenza etimologica, etimologica non nel senso linguistico, ma nel senso semantico, ecco, la dimensione semantica della linguistica,
qui siamo in questo campo. La totale differenza implica però conseguenze molto, molto gravi, no? Mondo è una radice non indoeuropea, è una radice probabilmente mediterranea. Tutta quella, sono moltissimi, sapete, i termini greci, i romani che non hanno radici indoeuropee, no? Una leggenda che i nostri idiomi derivano dritti dritti linearmente dall'indoeuropeo, sono contaminazioni di lingue, di idiomi molto, molto diversi tra di loro, anche se il ceppo indoeuropeo è evidentissimo. Ma in questo caso mondo non ha una radice indoeuropea. Mundus è un termine che, per esempio, anche nell'etrusco indica la fossa. E in latino questa origine è evidentissima. Si parla di mondo per quella fossa originaria, fondamentale nella fondazione di Roma, che scava Romolo. Cereris mundus, scava Romolo. Al centro della città che va a fondare, si scava una fossa, si chiama Cereris mundus. È l'accesso agli inferi, il mondo, la fossa che dà accesso agli inferi. Dicono i latini mundus patet, allorché in determinate festività quella porta, le porte di Cerere, vengono aperte, vengono spalancate e si dà accesso al mondo infero. Dunque il mondo, quella fossa, è il passaggio, ciò che mette in relazione, la soglia che mette in relazione il nostro mondo, diremmo noi, il nostro piano, la nostra pianura, con la purezza, mundizia, purizia del mondo infero. Equivalente, pensato in analogia, al mondo celeste, alla volta celeste. Entrambi questi mondi sono caratterizzati dalla purezza, cioè non sono contaminati dalle lacerazioni, dalle contraddizioni, eccetera, eccetera, che governano, dominano il nostro globo, il nostro piano e il nostro globo. Il mondo propriamente è proprio la soglia che mette in relazione i due mondi. E questi due mondi sono inseparabili in tutte le religioni, sia greche che latine. Questi due mondi risultano poi assolutamente inseparabili, no? come è chiaro nelle divinità olimpiche, no? Cioè che sono divinità che appartengono indistricabilmente al mondo superiore, alla purezza del mondo superiore e alla purezza di Ade, il mondo che vedi, gli dei visibili del cosmo superiore, e Ade, come spiegavano, sbagliando linguisticamente ma semanticamente è importante sottolinearlo, come ritenevano sempre tutti i greci, Ade ha i dei, ciò che non si vede, il mondo infero. È molto importante questo elemento, no? Perché mondo, dovremmo sentire nel termine mondo non tanto una dimensione precisamente definibile, no? Ma sentire nel termine mondo quella soglia intorno a cui, su cui noi viviamo, su cui, intorno a cui noi abitiamo, che mette in relazione la purezza del mondo superiore e la purezza del mondo infero, i due mondi eterni, no? Eterni, perché eterno per gli antichi è il mondo superiore, no? Gli dei visibili, no?
che sono eterni e conoscono un andare, un movimento che non muta mai, immutabile, e così eterno è il mondo anche infero, no? Il mondo infero è eterno, non conosce mutamento, ciò che è morto è morto, è eternamente, nessuno può far sì che non sia, non diviene più. Il mondo del divenire è il nostro, però è intorno al mondo, e cioè il nostro mondo, che è il mondo del divenire, è strettamente considerato in collegamento, in relazione indissolubile con i due mondi eterni. Cioè il mondo del divenire non è concepibile se non in relazione all'eterno dei due mondi puri. Puri da che cosa? Puri appunto dal divenire. Ciò che diviene non può essere puro, ciò che diviene si contamina, eccetera. Ma il nostro mondo del divenire non è isolabile da questo, dal mondo superiore e dal mondo inferiore. Sta lì, sulla soglia, sta lì, sulla soglia. E come la soglia, qualsiasi soglia di qualsiasi casa, non è concepibile se non in relazione a un interno, a un esterno, così il nostro globo. Il nostro globo si concentra sul mondo. Ci sono dei riti che rendono evidentissimo questo, no? Nella tarda antichità, nell'ellenismo, questa relazione diventa sempre più evidente in tutte le grandi religioni tardo antiche. Immaginate, qualcuno di voi l'avrà visto, no? L'avrà visitato qualche, adesso ci sono poche testimonianze di quella religione che fu la, nel mondo tardo antico, una delle grandi concorrenti dell'affermarsi del cristianesimo, no? I culti mitraici che dominavano, per esempio, nell'esercito imperiale. È lì che cos'è quella fossa, caverna, la caverna dove si svolgevano i culti mitraici. A quella caverna si accedeva attraverso il mondo, mundus patet, ecco l'accesso. Quei culti conoscevano l'accesso alla purezza del mondo infero. Per loro mundus patet, il mondo si apriva, si spalancava all'Ade. E se voi visitate qualcuna di queste caverne, vedete che quelle caverne sono tutte, le pareti di quelle caverne erano tutte, in qualche sito ancora lo si vede, la volta era tutta trapunta di stelle, perché quella caverna era pensata in perfetta analogia alla volta celeste. Quella caverna era la volta celeste, era la volta celeste. Accedevi alla caverna e accedevi alla volta celeste attraverso il mondo. Quindi il mondo richiama potentemente una idea di relazione del globo, diciamo, del divenire, eccetera, eccetera, con l'eterno del movimento degli astri e l'eterno del mondo infero. Il nostro mondo era concepibile soltanto in questa relazione. Il nostro mondo era in relazione con queste due dimensioni inseparabili dell'eterno. Capite bene quanto la nostra semantica si sia radicalmente allontanata da tutto ciò. È indicativo, no? La nostra idea di mondo è diventata perfettamente equivalente all'idea di globo. Noi usiamo del tutto indifferentemente i due termini. Il mondo per noi è soltanto il mondo del globo. E questo da molto e molti secoli,
da molti, molti secoli, dal momento in cui è stato detto sostanzialmente: il mio regno non è di questo mondo. Il mondo superiore, il mondo celeste, non ha a che fare, e il regno di quel mondo non ha a che fare con il regno del globo. La relazione tra inferi e cieli, che ha sulla terra il suo passaggio, la sua soglia, perché quel mondo si apre su questa terra, al centro della nostra città, come appunto il Mundus Cerris di Romolo, si apre al centro della nostra città, sulla terra. Ma questa terra, la nostra casa sulla terra, è soltanto in quanto è in relazione, non soltanto sull'orizzontale, sul piano, con tutte le altre città, eccetera, ma è in relazione appunto con la purezza superiore e la purezza infera. Il mondo, insomma, per noi si fa globo. E mai come nel moderno il mondo si fa globo, no? Perché è stato molto studiato, analizzata questa simbologia del globo. Questa simbologia del globo svetta sui contrasti ideologici più profondi. Non c'è ideologia nel senso pieno del termine, nel senso non c'è ideologia del moderno su cui non svetti, no? Il simbolo del globo. Lo usano tutti, no? Lo usa l'ideologia liberale, lo usa l'economicismo, lo usano i socialismi. The Globe è il primo organo dei liberisti inglesi, si chiamava The Globe, si intitolava The Globe. 1889, potrei richiamare tantissimi momenti importanti, no? 1889, la grande esposizione di Parigi, no? Quella globalizzazione, no? Noi parliamo di globalizzazione come fosse una faccenda attuale, la globalizzazione, cercheremo di vederlo, è nient'altro che probabilmente il destino della cultura occidentale, ecco. Ma nel 1889 il globo, no? Il grande simbolo, la consacrazione del globo all'Expo internazionale di Parigi dell'89, la colossale sfera di metallo che era il simbolo di quella esposizione universale. E tutte le esposizioni universali lo hanno come simbolo, il globo. Il globo, il mondo si fa globo. E il globo terracqueo può e deve essere tutto rappresentato, no? Rappresentato, non potevi rappresentare pienamente Ade, e come fai a rappresentare ciò che non vedi? Nell'idea di mondo rimaneva necessariamente per l'uomo, per noi, un qualcosa di irrappresentabile. Rimaneva un divino aoraton, sempre per forza, non visibile, non pienamente visibile, che riguardava sia il mondo infero che il mondo superiore. Ma invece, se il mondo si fa globo, il nostro globo, deve essere pienamente e totalmente rappresentato. Il mondo in quanto globo implica a priori la possibilità della sua completa disvelatezza, no? Non c'è nessuna ragione logica perché il globo non debba essere totalmente rappresentato. È totalmente visibile, si dà totalmente sul piano e quindi va rappresentato. Deve esserci una prospettiva, diciamola pure, che lo rende completamente rappresentabile. Perché? Ma perché è disvelato. È tutto evidente, è tutto apparente. Nulla di sotterraneo e nulla di superno. Nulla di Ade. Quindi il mondo è la totalità dell'essente. E bisogna farsene un'immagine.
bisogna saperlo rappresentare, bisogna possederlo nella nostra rappresentazione. Impossibile questo compito se fosse il mondo di cui abbiamo parlato. Ma essendo diventato globo, essendo ormai null'altro che il globo, deve essere, è logico che debba essere rappresentabile ed è logico che noi dobbiamo saperlo rappresentare, dobbiamo possederlo nella nostra immagine. È il nostro progetto, è il progetto che diventa dominante nel moderno. Noi progettiamo la disvelatezza del mondo, perché il mondo è diventato globo, perché il mondo per noi non è che il globo. Quindi bisogna scoprirlo tutto, è il globo. Ci sono delle dimensioni del globo che ancora non abbiamo scoperto, ma certamente possono essere scoperte. Dobbiamo scoprirle. La logica della scoperta che domina tutto nel moderno, ogni dimensione della nostra vita, tecnico, scientifica, filosofica, direi anche artistica sotto certi aspetti, no? L'esperimento, aprire la strada per rappresentare tutto ciò che immaginiamo. È la logica della scoperta di cui è stato tanto parlato. La scoperta non avviene a caso, attenzione, non può avvenire a caso la scoperta. La scoperta si basa sul presupposto della disvelatezza del globo. Diremmo mondo adesso, possiamo dire mondo, per noi sono la stessa cosa. Abbiamo dimenticato totalmente quell'altra dimensione. È una dimenticanza epocale. Quindi è in base ad un progetto appunto che avviene la scoperta. Un progetto che avviene la scoperta. Colombo progetta la scoperta di una via che poi diventa la scoperta di una terra, non cambia assolutamente niente. È la logica della scoperta che si basa sul presupposto del mondo come globo. Ma scoprire, e qui è evidente, no? Questo non può essere diversamente, questa volontà, questo progetto che si basa sulla disvelatezza del mondo, questo progetto volto alla sua scoperta globale, è anche la conquista di questo mondo, non potrebbe essere diversamente. Scoprire per noi è equivalente di conquistare. C'è poco da fare, è stato così. La logica della scoperta è la logica della conquista. Scoprendo, conquistiamo. Non è esistita una scoperta che non equivalesse alla conquista. Ma è logico, è del tutto logico. Se io rappresento, se io giungo a rappresentare il mondo, cioè il globo, ma non sono più interessato alla scoperta del mondo, sarebbe una contraddizione in termini voler scoprire il mondo non è scopribile, non è disvelabile quel mondo di cui abbiamo parlato, è disvelabile, perfettamente disvelabile il globo, certo. Come non è disvelabile il globo? Certo che è disvelabile, è un ente determinato, definito. E tutto ciò che è definito, determinato, è per sua natura disvelabile. Ma nel momento stesso che riesco a rappresentarlo sulla mia carta, l'ho conquistato. Non c'è praticamente passaggio logico tra l'idea della scoperta e l'idea della conquista, sono immediatamente lo stesso. Credo che sia un'esperienza che possiamo fare anche noi in buona fede se riflettiamo in noi stessi.
Se riteniamo di aver completamente compreso qualcosa, non riteniamo di averlo in pugno? Il termine concetto cosa indica? Il termine Begriff ancora di più, perché dice Greifen, che proprio è un afferrare, ancora più del capio latino. Figurare il mondo in breve carta, ricordate qualcosa? È il nostro più grande pensatore probabilmente, no? Giacomo Leopardi. Figurare il mondo in breve carta. E questo, e figurando il mondo in breve carta, mettendolo in questa immagine, e questa immagine facendola sempre più sicura, per lui, per Leopardi, appunto, questo figurare il mondo in breve carta significa che nulla più avanza. Nichilismo leopardiano, come si usa dire, eccetera. Che nulla più avanza, non c'è nulla di particolarmente empatico, sentimentale in questo nichilismo. Se figuro il mondo in breve carta, se ritengo che il mondo sia perfettamente disvelabile sulla mia carta, e in quanto figurabile, conquistabile, eccetera, nulla più avanza. Cosa avanza ancora? Non è un'affermazione così vagamente di un pessimismo, no, non c'entra nulla il pessimismo in questo discorso. C'è una conseguenzialità logica, no? Ritengo che nulla più avanzi una volta che ho rappresentato il globo sulla mia carta e l'ho conquistato di conseguenza. Cosa avanza ancora? Nulla. Niente. Tutto, per dirle in termini classici, diremmo, tutto si fa ager romanus, territorio romano. Non ci sono più, non c'è più nulla extra moenia, non più lari penati sotto, non più ingens silva, non ci sono più terre incolte, non ci devono più essere terre incolte, cioè terre che non rientrino nell'ager romanus misurabile, definibile, e quindi rappresentabile, e quindi conquistabile, di cui posso sempre progettare la conquista. Nulla deve uscire, nulla deve essere estraneo a questa cultura, non più ingens silva, non più silvani, non più il grande Pan è morto. Questo è il progetto di addomesticamento del mondo, ad domus, riportare il mondo a questa casa, alla casa del progetto, alla casa della rappresentazione, alla casa della immagine del mondo. Il mondo è figurato sulla mia carta, perciò conquistabile, e ciò che non è ancora conquistabile va conquistato, perché non ha senso che nel mondo come globo qualcosa risulti non disvelabile, non rappresentabile, non immaginabile, non misurabile, non definibile, non conquistabile. Nessun senso avrebbe, se il mondo è globo, arrestarsi dove? Dov'è la soglia su cui devo arrestarmi? C'è un limite? Sì, oggi la mia scoperta è giunta qui, ma quella soglia non è la soglia oltre la quale c'è Ade. Quella soglia è una soglia momentanea che nel momento stesso che viene definita deve essere intesa come oltrepassabile. La mia mente è una circonferenza a raggio infinito.
nulla è più una vana ciancia, dice Hegel, di porre un limite al nostro intelletto. Sono vane ciance, dice. Porre un limite al nostro progetto di disvelare è una vana ciancia. Perché come fai a porre questo limite? E infatti non è logico porre questo limite laddove il mondo sia globo. Nessun senso. Questo è il nostro grande progetto che nel moderno si disvela completamente, no? Trionfa. Grande grandezza dello spirito europeo, no? Grandezza di questa forma di razionalità che è diventata il mondo, che ha assoggettato a sé ogni altra cultura, diciamocelo pure, no? Sciocchezza. Cercare, ha assoggettato in sé ogni altra cultura. Ma adesso vediamo, cerchiamo di capirne la politicità interna. Questo discorso ci porta forse a capire un po' meglio che cosa sta dietro la nostra idea di globalizzazione, no? Quale profondità culturale, direi anche religiosa, eccetera, si sta dietro, quali trasformazioni antropologiche stanno dietro a quest'idea, che per noi non rappresenta neanche più una qualche novità, no? Forse all'epoca dell'Expo parigina, no? Un secolo e mezzo fa, ormai poteva rappresentare una novità. Nell'Ottocento poteva, ma ora per noi è quasi senso comune, no? Questa idea di globalizzazione. Primo, e adesso vediamo di sviluppare, se abbiamo un po' di tempo, le aporie interne, no? Che questa idea comporta o può sembrare comportare. La prima, il mondo è figurato in breve carta, ma questo significa che è stata eliminata ogni distanza? Che abbiamo eliminato ogni distanza? Che quindi ci siamo, la nostra relazione, la nostra reciproca dipendenza è diventata, si è manifestata in pieno? Ma vicinanza non implica una metrica, come dire, spaziale, no? L'essere vicino implica un movimento, implica un avvicinarsi, implica un riconoscersi, implica fare l'esperienza di un avvicinamento. Questa è la vicinanza, questa è la prossimità. Ma in questo movimento la distanza si salva, no? Si salva. Perché nel momento stesso che noi ci avviciniamo ad uno, il nostro rapporto con l'altro è un rapporto di vicinanza, in quello stesso momento in cui la vicinanza comporta questo movimento di approssimarsi, manteniamo la distanza. Non vi è vicinanza vera possibile se non si mantiene in questo termine l'idea di distanza. Come faccio a essere vicino a un altro se non ne sono distante? Ma se tutto invece si confonde nell'uniforme, se il senso del progetto di cui abbiamo parlato è appunto l'eliminazione della distanza, la conseguenza inevitabile, altrettanto logica di tutto il discorso che abbiamo fatto finora, è l'eliminazione della distanza. Cioè quel progetto di, diciamolo pure ormai, globalizzazione,
che viene dal profondo della nostra cultura, della nostra civiltà, quel progetto di globalizzazione, si esprime come un progetto di eliminazione della distanza. Ma l'eliminazione della distanza non significa una più forte vicinanza, significa l'eliminazione della vicinanza. L'eliminazione della distanza è l'eliminazione della vicinanza, perché la vicinanza è concepibile soltanto come un movimento di approssimazione continua, di avvicinarsi continuo, dove la distanza si mantiene. Il progetto di globalizzazione confonde le distanze. È nella sua logica la confusione delle distanze, cioè è nella sua logica l'eliminazione del vicino, del prossimo. Figurato il mondo in breve carta, e tutto è simile, dice Lopin, simile. E quella somiglianza tende all'uguaglianza. È una somiglianza che tende continuamente all'uguaglianza, all'eguagliare, all'omologare, come si dice adesso, no? Cioè nel mondo immagine, nel mondo inteso come la totalità degli essenti, nel mondo in cui tutto è figurabile in uno, il progetto è quello della eliminazione della distanza. Questo mondo figurato in uno è senza distanza e senza vicinanza. Questa è la prima grande questione, no? La prima grande aporia da discutere. Intendere come il progetto di globalizzazione tenda, laddove sembra renderci vicini, laddove sembra esaltare il momento della prossimità, in realtà il suo timbro cade tutto sulla eliminazione della distanza, ma l'eliminazione della distanza ci impedisce di essere vicini, perché noi siamo vicini fin tanto che non siamo entrambi figurabili in breve carta, non siamo entrambi allo stesso modo comprensibili, concettualizzabili in uno, perché laddove lo diventiamo cessiamo di essere vicini, cessiamo di essere distanti e nello stesso tempo di essere vicini. Quindi è un progetto, quello della globalizzazione, che impedisce di pensare, prima di tutto di pensare. E come facciamo ad agire qualcosa che non pensiamo? Che impedisce prima di tutto di pensare l'idea di una autentica vicinanza o di un'autentica prossimità. Mobilita tutto, certo, l'idea fondamentale, no? In tutta la sociologia, dai grandi classici fino alle loro glosse contemporanee, che non sono nient'altro che classici rivisitati. Le grandi sociologie tra 800 e 900, da Tennis a Weber, questa idea di mobilitazione, certo, è chiaro, la logica della scoperta, la logica della globalizzazione è una logica che impedisce di stare a qualsiasi essente. Devi sperimentare, devi andare. Devi viaggiare, erfahrung, dicono i tedeschi, no? Fahren, viaggiare. La coscienza è esperienza, è fare esperienza, è soltanto questo essenzialmente. Ma non viaggiare da turista, viaggiare per scoprire. Tu scienziato, tu filosofo, tu artista, devi sperimentare, devi viaggiare per scoprire. E ritenere una vana ciancia che il tuo intelletto abbia un limite. Non ha limite. Fatta una scoperta, ne farai un'altra. Perché tutto il globo e tutti i globi sono disvelabili.
non c'è né una volta celeste indisvelabile, né una volta infera, una caverna infera indisvelabile. E quindi devi muoverti, mobilitazione universale, l'universale mobile Machung, no? Che afferra tutte le nostre vite, non da 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma da, diciamo, almeno 2 millenni. Ma che nel moderno si disvela, certo, si disvela, diventa la nostra verità aletheia. In questa mobilitazione universale non mica vengono eliminati i conflitti, no? Per carità. Si vuole eliminare la distanza, ma la distanza, l'eliminazione della distanza non significa l'eliminazione del conflitto. Non significa l'eliminazione del conflitto, no? L'eliminazione della distanza significa che il nostro rapporto, la nostra relazione può essere conflittuale, ma è un conflitto interno a questa idea. È un conflitto tra chi ritiene, è un conflitto interno a questa idea, tra chi ritiene di rappresentare o di poter rappresentare più compiutamente questo globo. Qui avviene il conflitto. È un conflitto stasis, direbbero i greci, è un conflitto guerra civile tra chi ritiene di essere davvero il depositario, il più forte, il più valido depositario di questa idea di globalizzazione. E quindi di eliminazione della distanza. È la mia idea, è la mia ideologia, è il mio progetto quello più forte in questa prospettiva. E quindi c'è conflitto, sì, entro in conflitto con te, ma perché ritengo appunto di essere l'unico a poter rappresentare l'unità del mondo, cioè del globo. E fin tanto che non sarò io a vincere, questo globo non sarà disvelato, non sarà uno, non sarà ridotto ad unità. E questo è il senso di tutte le grandi guerre del moderno, di tutti i grandi conflitti del moderno. Solo io riesco ad eliminare la distanza, eliminando coloro che invece in una forma o nell'altra la mantengono, vorrebbero mantenerla, vorrebbero isolarsi dall'intero, vorrebbero far parte a sé nel globo. Contraddizione: se il globo è globo, non puoi fare parte a te. Quindi vi sono tutta una serie di cortocircuiti, chiaramente di contraddizioni, di conflitti all'interno di questa logica. All'interno di questa logica, su questo teatro, su questa scena, The Globe, tra l'altro, è anche il teatro di Shakespeare. Su questa scena ci sono diversi protagonisti che confliggono. Questa scena è un dramma, certo, è una tragedia, certo, è una tragedia. Non c'è nessuna uniformità scontata. È una grande idea che conduce al conflitto tra chi meglio la rappresenta, tra chi è il protagonista di questa. Ci sono tanti agonisti che vogliono essere protagonisti, sconfiggendo gli altri, eliminando la distanza anche da questo punto di vista. Cosa sono gli stati se non la rappresentazione di esattamente di questo, no? I grandi stati del moderno. Stati sono degli individui, ma degli individualità universali. Sono sì individualità, ma c'è un grande Stato che non voglia diventare universale. Sono individualità universali, mica individualità che riconoscono altre individualità universali alla pari loro, no? Quindi vicinanza, distanza, no? I grandi Stati sono
e si definiscono come individualità universali, contraddizioni in termini. No, sì, dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale è comprensibilissimo. Sono tanto più individuo quanto più voglio affermare la mia idea. Ma queste idee sono l'idea. Sono l'idea. E tuttavia aporia. Quindi queste individualità universali vorrebbero, che sono gli stati, dal punto di vista politico, no? Sono i grandi stati che si vanno formando tra cosiddetto Medioevo ed età moderna, questi grandi stati. Vogliono quindi diventare Weltstaat, stato mondo, eh sì, stato globo, eh sì. Di fatto è così. O da soli o in alleanze tra di loro ritenute omogenee vogliono diventare Weltstaat. Ma qui ecco aporia di nuovo. Com'è possibile uno stato mondo, uno stato globo, diciamo meglio? Qui sarebbe bello fare tutta l'etimologia dei vari modi in cui noi diciamo nei nostri idiomi mondo, ma insomma lasciamo perdere. Perché anche in altri idiomi questa idea di mondo, di questa idea richiama il mondo, eh? Per esempio anche il termine tedesco, che poi è lo stesso inglese, world, welt, eccetera, richiama quell'idea di mondo. Non c'è soltanto nel mondo come lo diciamo noi, dove proprio etimologicamente risuona quell'idea da cui sono partito, ma anche in welt, dà un'idea di antichità. L'idea di Welt risuona etimologicamente, di World, che sono praticamente identici, risuona un'idea, quindi anche in queste lingue germaniche, anch'esse di ceppo indoeuropeo, però che non hanno niente a che fare con l'etimo di mundus, come vi ricordavo prima, anche lì un'idea di antichità, cioè nel mondo risuona qualcosa, un timbro, in questo termine Welt risuona un timbro che richiama una vicchiana antichità, che non è in quanto tale raffigurabile, un originario passato che non può essere in quanto tale compiutamente visibile, rappresentabile, eccetera. Quindi questo è interessante, ma lasciamolo perdere, questa idea di Weltstaat, no? O di Repubblica, la grande idea kantiana di Repubblica globale, di Repubblica universale. Ma come può essere uno Stato che non ha nulla fuori di sé? Che Stato è? Qui comincia ad apparire una contraddizione su cui chiuderò questo intervento, no? Che Stato è? Guardate, non sono idee fondamentali anche queste, no? Ragioniamo logicamente, il pacifismo, se dobbiamo ragionare logicamente sull'idea di pacifismo, non conclude necessariamente a un'idea di Repubblica Universale o di Weltstaat. Eh sì. No. Quindi, altrimenti, cosa pensi quando pensi, quando ti definisci non pacifico o uno che cerca la pace adesso all'interno di questi determinati conflitti, ma quando ti dici pacifista, ismo, quando usi un ismo, cioè tu stressi la parola a cui metti la desinenza ismo, e diventa qualcosa di universale, no? Se no sei pacifista, sei uno che ora in queste condizioni preferisce magari non massacrarsi e fare un armistizio, giusto? Ma se dici pacifismo, cosa pensi al limite? Quando usi l'ismo sei obbligato, logicamente obbligato, a indicare il concetto limite. E allora, se sei pacifista, pensi al superamento di questa distanza tra gli stati, e quindi all'instaurarsi di una repubblica, Stato, eccetera, eccetera, mondiale, globale, per forza.
Ma che cos'è uno Stato che non ha nessuno Stato davanti a sé, di fronte a sé? Non è più uno Stato. Cioè, quindi, di più ancora, tu pensi ad una situazione in cui sia avvenuta una conversione della natura umana che la rende pacifica, cioè che non la rende tale da non aver più bisogno di stati per regolarsi, per governarsi, eccetera. No? Pensi ad una naturale bontà della natura umana che finalmente si discopre. Quindi la filosofia di un pacifismo coerentemente inteso non può essere intesa che in questi termini qui, no? Cioè sulla base di un'antropologia che ritiene che l'uomo non abbia alcun vulnus nella sua natura particolare, nessun male radicale, nessun peccato originale, eccetera, eccetera, no? E al superamento dello Stato, perché non ha senso dire Stato mondiale, uno Stato è tale se ha di fronte a sé altri stati. Quindi una natura umana che possa autogovernarsi. Ma vedete, anche questa idea, questa così nobile idea, mantiene quel timbro proprio della globalizzazione. Cioè, non c'è più distanza. Non c'è più distanza tra gli stati, non c'è più distanza tra di noi, perché siamo diventati tutti buoni. Siamo tutti buoni. Un qualche Dio o la nostra forza intellettuale, no? Siamo diventati finalmente così razionali, Kant. Siamo diventati finalmente così razionali. Come faccio a non pensare questo come idea limite? Questa è la mia speranza, ma la speranza è un termine kantiano. Questa è la mia speranza. Visto che l'uomo ragiona, perché siamo in grado di capire di suo intelletto possa giungere a comprendere, a essere, a manifestare così pienamente la propria razionalità da capire che finalmente la guerra è un crimine. Un crimine contro che cosa? Contro la mia ragione. Contro la mia ragione. Quando faccio la guerra, commetto un crimine contro la mia ragione. Ma qual è questa ragione? Di nuovo è quella che mira alla globalizzazione, all'eliminazione della distanza, tutti buoni. E tutti buoni significa che lo Stato, che qualsiasi forma statuale di imposizione in qualche modo coercitiva, eccetera, eccetera, risulta superflua, inutile, superabile. Perché noi obbediamo alla legge naturalmente, spontaneamente. Non c'è modo di intendere diversamente pacifismo, se no, appunto, non si tratta di pacifismo, si tratta di capire come riusciamo a stabilire degli armistizi tra stati, tra potenze, tra individui, tra me e l'altro. Come riusciamo a stabilire dei criteri di relativa giustizia che permettano la nostra convivenza. Ma in tutte queste declinazioni risulta, e qui mi avvio appunto al punto che mi preme maggiormente trattare, risulta che l'idea di globalizzazione mira, questo è la questione, in tutte queste tendenze, dall'idea di Stato come individualità universale all'idea di pace comunque declinata, eccetera, eccetera, si mira a vedere il mondo, globo, mondo, diciamola, come un sistema. È la logica del sistema a dominare. È la logica del sistema a dominare. E soltanto in quanto sistema il mondo sarà comunque governabile. Quindi non basta che io
immagini il mondo, cioè lo metta in immagine, l'età dell'immagine del mondo, un famoso saggio di Heidegger. Non basta che lo metta in immagine, non basta che lo rappresenti, non basta che lo discopra tutto, non basta che lo conquisti, perché per conquistarlo, per governarlo, non basta conquistarlo, occorre anche governarlo, questo mondo deve essere un sistema, deve essere fatto valere come sistema. Questa è la tendenza che si va sempre più coerentemente e logicamente manifestando. È una coazione a sistema che domina l'intera storia politica nel senso più generale del termine dell'Occidente. È il senso fondamentale della sua filosofia. Ma la logica del sistema esige che la forma del comando sia immanente al sistema stesso. La logica del sistema non ammette che vi sia un comando esterno al medesimo sistema, cioè l'impersonalità del comando è la sua istanza suprema e del tutto irrinunciabile, no? Riflettiamo anche in noi medesimi, no? È questo. Se noi pensiamo ad un sistema che tiene, pensiamo a qualcosa che si autoregola, non a qualcosa che obbedisce a un comando esterno al sistema, non a un principe che comanda sul, virgolette, sistema. È la grande idea, anche questa antica, ma che si disvela in termini, direi, logico-scientifici proprio nel moderno, è l'idea del nomos basileus, no? È una nostra istanza antichissima, sia il nomos, sia la legge a essere re, non Tizio, Caio, Sempronio, non questo o quel regime, sia la legge ad essere re. Ma una legge ora nel globo, non più nel mondo, dove si manteneva un divino esterno al globo e alla sfera. Si manteneva un divino. Quindi il nomos allora era sempre in rapporto a questo divino, o se volete, come in tutte le filosofie classiche, un nomos sempre visto in relazione dialettica, a volte conflittuale, con una diche, no? Con una giustizia divina. Il nomos non è mai pienamente espressione di diche, vi è una distanza continua tra nomos e diche, tra la legge e il giusto, e il giusto. Ora invece nel globo, nel mondo come globo, quando noi pensiamo al sistema e pensiamo al nomos, pensiamo a un nomos basileus, sì, perché il sistema è un sistema quando si autoregola, quando è in se stesso le leggi del suo funzionamento, ma è un nomos, una legge totalmente immanentizzata, che come il globo ha perso ogni rapporto col mondo, così il nomos ha perso ogni rapporto con diche. Con diche, con la giustizia. È un nomos che è tutto, diciamolo pure, diritto positivo, e non può che essere diritto positivo. Ma se questo nomos basileus, e siamo sempre più portati a ritenere che nomos, vera legge, sia un nomos basileus, siamo più, sempre più insofferenti di una legge che venga dettata al di fuori del sistema. Vogliamo un sistema che si autoregoli, vogliamo un sistema che si autogoverni, vogliamo un sistema che funzioni da sé. L'uomo europeo è sempre più insofferente, per dirla parafrasando Nietzsche, di un pastore, no? Guardate che questa è una delle cause fondamentali poi anche della crisi della politica. Noi esigiamo sempre più un nomos basileus. Il nomos basileus è il nomos del sistema globo,
è un nomos totalmente immanentizzato nel sistema globo, sradicato da ogni concetto, da ogni idea di mondo, detronizzato, per così dire, da ogni idea di dica, di giustizia, di divino, eccetera, eccetera. Il politico si compie in questo processo. Attenzione, non è che il politico venga meno, come si usa dire. Non è la crisi del politico, come fosse il politico che diventa impotente, eccetera. Questo processo è invece il compimento della potenza del politico moderno. Tutto il politico moderno è volto alla realizzazione del sistema globo. Tutto il politico moderno è stato un teatro di conflitti per chi meglio si proponeva come in grado di realizzare il sistema mondo. Ma il sistema mondo comporta l'idea di un nomos basileus totalmente immanentizzato. Comporta l'idea di un sistema che si autoregola, di un sistema che si conduce senza bisogno di pastore, di conduttore, per dirla con grandi sociologhi tedeschi, di una Führung ohne Führer. Un governo, una conduzione senza Führer, senza duce, senza capo, senza elemento soggettivo, no? Che la condizioni, che la possa rendere arbitraria. Non ci deve essere arbitrio, non ci deve essere scelta soggettiva. Il sistema deve autocondursi, deve avere al suo interno anche i meccanismi per correggersi. A quello possiamo obbedire, solo a quello. Ma quel sistema è il sistema che per sua logica elimina la distanza e la prossimità. Questo è il dispositivo, questo è l'impianto che vuole realizzare, che il politico moderno intende come proprio compito realizzare. Il politico moderno è tutto teso al suo superamento. Il politico moderno si legittima nella misura in cui progetta il proprio superamento. Se mi ascolterete, io vi condurrò dove? Al nomos basileus, al governo della sola legge, in cui non dovete più obbedire a nessuna persona, in cui il governo non avrà più alcuna apparenza di personale. Se mi ascolterete ora, e se seguirete il mio progetto, giungeremo ad una soluzione, ad una fase in cui non ci sarà più bisogno di Stato, Weltstaat, cioè non Stato. Quindi l'impulso, la coazione al sistema non è la fine del politico, è il compimento del politico, è il trionfo del politico moderno. O meglio, nel senso vichiano del termine, la perfetta eterogenesi dei fini. Il politico pensava al proprio trionfo, in realtà il suo trionfo coincide con la sua fine. Eterogenesi dei fini, meraviglioso esempio di eterogenesi dei fini, che domina tutta la nostra storia. Politico che vuol giungere al suo trionfo giunge al proprio fine, ma è così, è logico che sia così. Quando tu compi la tua opera, compi il tuo progetto, sei pure finito, no? Se riuscissi a scrivere il libro della mia vita, non avrebbe più senso che continuassi a vivere, è ovvio. Cosa ci sto a fare? È così per i grandi organismi politici. È il compimento. Ma questo compimento, questa idea, non è soddisfacibile. Questo è il punto. Ecco la grande aporia. Questa idea di sistema, di nomos basileus globale, che è l'anima, proprio nel senso di ciò che dà respiro, dà vita alla logica della scoperta,
all'esperienza nel senso pieno del termine moderna contemporanea. Ciò che anima l'idea anche attuale di globalizzazione. Ecco, non è soddisfacibile. E oggi noi siamo così spaesati, no? Così ci sentiamo, credo, un po' tutti, come dire, in rotta di collisione, è perché cominciamo a comprendere come questa grande idea dello spirito europeo, che in termini diversissimi, no, lo ha animato e lo ha reso vittorioso, e mostri la corda, ma non dal punto di vista di una tenuta empirica contingente, proprio dal punto di vista della sua struttura logica. Mostri tutte le sue difficoltà, cioè siamo in un momento in cui in qualche modo questa grande idea subisce un contraccolpo. Perché? Perché nessun sistema, noi ci muoviamo al sistema nel senso che ho cercato di spiegare, nessun sistema è concepibile come mondo, come globo, se volete, anche diciamo pure come globo, lasciamo perdere il mondo, che pure è, ripeto, credo importante tenere presente quel timbro per capire la strada che si è fatta. Nessun sistema è concepibile come globo. Perché? Perché per funzionare davvero un sistema, proprio quel sistema che vuole autoregolarsi, che vuole avere immanente in sé il proprio nomos, non può concepirsi che come un qualcosa di definito e di delimitato. Un sistema, per essere tale, è tale soltanto se rinuncia a voler funzionare come mondo. Questa è la contraddizione logica in cui cade ogni Babele, no? Tutti avevano perfettamente interiorizzato la legge, a Babele. Tutti erano una volontà, benissimo. Ma dov'è la contraddizione? Che questi tutti, che questo tutto insieme, senza distanza e senza prossimità, come abbiamo spiegato, volevano costruire un mondo. Lì, in quel caso, addirittura il mondo dell'armonia che collegava insieme terra e cielo. Volevano costruire un mondo, ma per funzionare un sistema deve per forza isolarsi. Cioè, per costruire un sistema autoregolantesi, io devo ridurre l'influenza in quel sistema dell'ambiente circostante, no? Questo gli scienziati lo sanno bene. Ma nel momento stesso che io rinuncio per costruire quello determinato sistema a concepirmi come globo, come mondo, nel momento stesso che rinuncio, riconosco che cosa? La libertà dell'ambiente circostante. Cioè riconosco che io non riesco a condizionare l'ambiente circostante il mio sistema. Allora soltanto riesco a costruire un qualcosa che abbia il carattere del sistema. Quando rinuncio a farlo valere universalmente, quando costruisco l'isola, e questo il grande Kant lo capiva bene, no? Quando in una pagina formidabile della Critica della ragion pura parla dell'isola dell'intelletto. Questa è l'isola dell'intelletto, qui è tutto bonificato, qui è tutto colto, cultura, ma è un'isola dell'intelletto, intorno c'è l'oceano tempestoso, l'imbonificabile. Io ho costruito l'isola dell'intelletto, qui tutto è sistema, qui è tutto nomos basileus, ma
è sistema ed è nomos basileus, perché è tutto limitato, perché è tutto limitato, perché non pretende di valere anche per l'oceano circostante, che rimane sostanzialmente libero, cioè incondizionato rispetto al nomos, alla legge che governa l'isola dell'intelletto. L'unità del mondo, cioè, o del globo, insomma, ci siamo intesi, può essere pensata soltanto in termini metaforici. Questa è la realtà, soltanto in termini metaforici, o diciamo pure ideologici. Certo, vi può benissimo essere una potenza egemonica, perché no? Chiaro. Nel conflitto tra i diversi sistemi possono emergere volontà egemoniche, è inevitabile che emergano volontà egemoniche. Ma guai a loro se queste volontà egemoniche pretendono di fare sistema mondo. De nobis fabula narrato, no? La grande favola degli ultimi 25-30 anni. Guai a chi potenza egemonica si trova in posizione egemonica sulla scena del teatro del mondo, della tragedia del mondo, del calvario del mondo, e pensa che per aver assunto quella posizione egemonica ora è in grado di fare del mondo globo un sistema. Perché prima di ogni considerazione contingente, questa è una posizione illogica, cioè che contraddice proprio quello spirito di razionalità che domina l'Occidente. Cosa era successo dopo la caduta del muro? Era successo che una potenza egemonica, che era emersa come egemonica, dice: ora si apre una nuova età, una nuova era, quella del sistema mondo, informato da me, dalla potenza egemonica. Si apre il secolo, seculum nel senso latino del termine, americano. Non è stato questo. Non è stato questo il colossale errore, direi proprio di pensiero, vedete come pensare può servire, di pensiero di quel gruppo di politici intellettuali americani che hanno interpretato la caduta del muro e la fine dell'Unione Sovietica come l'inizio di un sistema mondo. Non c'è sistema mondo. Ci sono sistemi, possono esserci sistemi, nel senso che l'Occidente dà il termine, cioè qualcosa governato da un nomos basileus, tendenzialmente governato da un nomos basileus, e non da questo o quella persona, da questo o quel regime. La tendenza a cui la nostra mente, il nostro spirito tende inesorabilmente. E già qui si aprono colossali problemi, no? Ma anche preso per buona questa tendenza, è sempre un sistema tutto limitato, tutto definito che possiamo concepire. E quando lo concepiamo come sistema mondo, combiniamo disastri. Perché? Ma perché è una contraddizione logica. È come vivere pensando che 2 più 2 fa 5. È come vivere contraddicendo continuamente il principio di non contraddizione. Il sistema funziona quando è tutto definito e limitato. Il sistema funziona quando è la critica della ragion pura di Kant che non pretende all'interno di quel sistema di parlare di ciò che speriamo, del nostro giudizio di gusto, del nostro giudizio estetico, della nostra ragione pratica. E quando parla di queste cose si avventura in mare aperto. Ma sa che il mondo è fatto dall'isola dell'intelletto e da quel mare. E poi aggiungiamoci pure magari dal cielo e dagli inferi. Ora è così semplice dimenticarli e basta.
o l'averli dimenticati significa averli negati, uccisi, morti. Come se il sole, appunto, quando c'è l'eclisse, sparisse. E chi lo sa qual è il tempo dell'eclisse dei nostri dei, del nostro Ade, dei nostri cieli? Sappiamo quanto dura il tempo delle loro eclisse, sappiamo quanto dura l'eclisse del sole, ma sappiamo se sono davvero morti quelli dei o se hanno un'eclisse. Che ne sappiamo? Ecco allora, cioè l'unità del mondo, questa idea di unità del mondo è ideologia. Dire il mondo come sistema è una contraddizione logica. Questo non significa che non abbia potenza questa contraddizione, eh? È come se la potenza, vedete appunto, continuamente una potenza egemonica, che ci saranno sempre, che ci sono sempre state, sempre emergeranno, tenderà a dire: io sono la portatrice di un'idea di mondo sistema, e saranno disastri inesorabilmente. Quindi è potente questa ideologia, funziona potentemente questa ideologia, come nell'esperienza dell'ultima generazione abbiamo, ahimè, constatato, diciamo, di persona. Ma è un'ideologia, cioè non si sostiene razionalmente, non è sostenibile razionalmente. Come non è sostenibile razionalmente dire: il mondo di cui abbiamo parlato all'inizio è morto. No, è scomparso, è diverso. È diverso. È scomparso, sì. Però guardate che strano, possiamo ricordarlo, l'abbiamo appena ricordato. Questo ricordarlo è senza effetto. È indifferente, c'è indifferente, chiediamoci. Comunque è chiaro che il sistema mondo, nel senso vero del sistema, qualcosa che si autoregola, che si autosistema, che ha in sé le capacità di autocorreggersi, questo è il sistema impersonale, dove il comando è impersonale, Führung ohne Führer. E noi non vogliamo più Führer, eh? Attenzione, non è che vogliamo più il Führer, il Duce, cioè no, non li vogliamo più. Cioè tendiamo a chiedere al politico che cosa? Ma di superarsi. Ma certamente, ma è evidente. Noi chiediamo al politico di superarsi. Chiediamo al politico di organizzare un sistema. Ma attenzione, non chiediamo, va bene, non lo so. Ma quello che è certo è che dobbiamo esigere che razionalmente quel politico di cui eventualmente chiediamo addirittura l'autosuperamento, nel senso che ho appena detto, non si profili, non si proponga come il portatore di quella ideologia di sistema mondo, che è una ideologia, cioè qualcosa che non può sostenersi razionalmente. Proprio ideologia, proprio nel senso più profondo marxiano del termine, che era per Marx, una prospettiva ed un progetto politico che non aveva base scientifica. Cos'era per Marx questo? Quando Marx se la prende con gli utopisti, se la prende per che cosa? Per questo. Il progetto politico moderno deve avere una base scientifica. E anche per Marx, attenzione, Marx si muove completamente nell'idea di sistema mondo, attenzione, totalmente. Quindi a questo punto di vista è un'ideologia anche la sua, sistema mondo. Ma se vogliamo sistema, dobbiamo volerlo tutto limitato. Ma è, quando un sistema è tutto limitato, intorno a sé c'è un ambiente. Quel sistema rinuncia a governare l'ambiente, quell'ambiente rimane libero rispetto al sistema e quindi in ogni momento può intervenire sul sistema imprevedibilmente. Questo ce l'ha insegnato un grande sociologo, un grande giurista, che una volta era tanto di moda, adesso è un po' dimenticato, ma che è secondo me un caposaldo per questi ragionamenti, che era Luhmann. Attenzione, sistema sì, Luhmann è per il sistema,
Quindi è esplicitamente per una sorta di superamento del politico come una decisione personale, un governo, dice il moderno, la razionalità moderna va nella logica del sistema, ma è un sistema tutto limitato che per forza mantiene, contempla la libertà dell'ambiente, e dall'ambiente può venire ogni assalto al sistema, perché io non so che cosa maturi nell'ambiente. Che ne sa il politico che vuole essere sistema di ciò che germina nell'ambiente? L'ambiente è libero, la mente nostra è libera, i nostri modi di associarsi, di convivere sono liberi, liberi nel senso di non condizionati dal nomos. La legge non li condiziona più di tanto, il sistema delle leggi non li condiziona più di tanto. E il politico vero è il politico che ascolta e riconosce e sta attento ed è sempre in vicinanza, prossimità all'ambiente, che sa che non può essere regolato da lui, dalla sua legge, che non ha questa sciocca pretesa globalizzante, uniformante, omologante. Ecco allora dov'è la contraddizione fondamentale del sistema mondo. Quindi non c'è dubbio che la razionalità politica, e non solo politica europea occidentale, tende a questa idea di sistema mondo, tutti i passaggi che abbiamo fatto, ma non c'è alcun dubbio che questa idea è necessariamente destinata a diventare una metafora ideologica, dietro la quale si nasconde che cosa? Si nascondono che cosa? Volontà egemoniche, solite, volontà egemoniche, volontà di agonisti di diventare protagonista o addirittura l'unico protagonista. Noi viviamo questo contraccolpo. Noi forse siamo maturi ormai per riconoscere dunque che possono esservi soltanto sistemi, plurale. Il mondo può concepirsi sistematicamente solo come insieme di sistemi, un pluriverso sistemico, e nessuno di essi potrebbe mai far altro che ridurre l'influenza degli altri su di sé. Questo può fare, ridurre l'influenza dell'ambiente su di sé, ridurre l'influenza della libertà dell'ambiente sul proprio funzionamento. Questo può fare, questo può avvenire. E dentro a questa logica chiaramente si mantiene vicinanza, prossimità e distanza. Proprio la logica del sistema che ha mosso tutto il nostro progetto, quindi alla fine di nuovo sembrerebbe esigere il mantenimento, la conservazione, la custodia di questa idea di vicinanza e prossimità e distanza. Siamo giunti forse al culmine, nella globalizzazione attuale, di quell'idea di sistema mondo, e in brevissimo tempo, veramente in un morso di tempo, abbiamo anche assistito al contraccolpo di questa idea, forse, no? Siamo giunti al suo culmine, mai forse come alla fine dell'altro secolo ci è apparso compiersi questa poderosa istanza dello spirito occidentale europeo al sistema mondo, e appunto in un breve, proprio in un colpo d'occhio, per dirla in termini apocalittici, no? In un colpo d'occhio, in un attimo, in un istante, abbiamo anche conosciuto il contraccolpo a quest'idea. E questo contraccolpo può essere molto salutare, questo contraccolpo può insegnarci molte cose. A che cosa essenzialmente? A mantenere ferma l'idea che prossimità, che due cose: l'una, che una logica di sistema presuppone
la definizione del sistema medesimo e che quindi presuppone la libertà dell'ambiente circostante al sistema e che nel sistema, all'interno di ciò che riteniamo essere sistema o dover essere sistema, il movimento della vicinanza, dell'approssimarsi e quindi il mantenimento della distanza rimangono essenziali. Ecco, forse questo il contraccolpo al compimento dell'idea sistema forse ci ha insegnato a ripensare e meditare ancora questi elementi fondamentali altrettanto presenti in tutta la nostra tradizione, nella nostra civiltà, no? Ma sempre in contraddizione alla idea sistema. Ecco. Grazie. Bene, grazie. Sì, adesso ovviamente diamo subito la parola. Volevo solo ringraziarlo tantissimo anche lo sforzo che ha fatto di portarci alle radici della discussione sulla globalizzazione e i limiti della globalizzazione. Tra l'altro penso che tutti voi avete immediatamente sentito anche i punti di contatto fra la riflessione proposta da Massimo oggi con la proposta venerdì da Marramao, anche come dire, tenere presente, come dire, il quadro generale di questa riflessione è qualcosa che può aiutarci tantissimo nel lavoro che faremo anche nei prossimi moduli. Detto questo, prego, la parola. Vieni, cominciamo. Tralascio i complimenti che comunque veramente la lezione è notevolissima. Una domanda semplice. Allora, il sistema globale non può esistere, d'altra parte anche la natura lo insegna, nel senso che nella natura la diversità è fondamentale. Bene. La domanda è questa, ma se il sistema globale non può esistere ed è scontato, la domanda è: ma qual è la dimensione ideale dei sistemi? Cioè, a dire, adesso mi viene in mente il fatto recente della Catalogna, è evidente, tutti quanti dicono che parlare adesso di tornare a degli staterelli è anacronistico. Bene, ma allora la dimensione qual è? Prego, sì. Vogliamo raccogliere... Io direi di sì, Massimo, raccogliamo un po' di... Grazie prima di tutto, ma spero sia una domanda e non una sciocchezza, ma l'impressione che ho è che questa globalizzazione stia portando nei fatti a molti sistemi e non alla creazione, non all'ager romanus, ma molti sistemi basati sul cambiamento della detenzione del potere, cioè non abbiamo portato la cultura, questa volta la conquista non è stata portando, ma aprendo il vaso di Pandora di nuovi mezzi che sono l'informatica soprattutto, e questo però ha creato gruppi sociali, e alludo ai detentori del potere economico sia finanziario che produttivo, al potere delle telecomunicazioni, al potere politico, che sembrano strettamente connessi, se non conniventi, ma connessi, anche se non in pace fra loro, e questi stanno già governando i multisistemi, mi sembra, la tendenza sia questa. A quel punto, proprio perché non sono in pace, forse non ci sarà il Führer, ci sarà un nomos basileus, ma molto brutto, credo. Vediamo altre domande. Prego.
dimmi Massimo se vuoi che interrompiamo, sì, la... tre e poi riprendiamo, va bene, che è la cosa migliore. Lei ha usato tante parole, ma non ha mai usato, quando fa riferimento a quel concetto arcaico di mondo, alla parola trascendenza. Mi spiego. E poi le ricadute. Quando si fa riferimento a questa idea che abbiamo avuto a fine del secolo scorso e in questo secolo, della possibilità che un sistema occidentale rappresentato dalla potenza americana potesse dominare il mondo, e ci si è reso conto, oggi non ci si rende conto, che è impossibile questo, e forse perché questo sistema ha dimenticato l'alterità, cioè ha dimenticato, a mio avviso, che esistono dei mondi, degli stati o delle persone che hanno altri modi di pensare, e quindi il sistema si è dissolto proprio perché ha negato la possibilità che esista qualcosa che lo trascende. Grazie. Massi, sì, esatto. Sì, certo, l'analogia con le scienze naturali è del tutto pertinente, qui non abbiamo ovviamente il tempo di... ma è del tutto pertinente. L'idea di sistema mondo equivale ad una idea di legge di natura. Non c'è la legge della natura, ci sono tante leggi. La legge della natura non c'è, però la tendenza, l'imperativo di cercarla è fondamentale per la nostra razionalità. C'è poco da fare, anche gli scienziati la cercano. Cioè, tutte le esperienze di scienza naturale, da un lato ribadiscono intrinsecamente che la legge della natura non c'è, definiscono leggi, e dall'altra parte tendono alla legge della natura. Tendono ad una legge che abbracci in sé l'insieme delle forze della natura. È una sistole diastole, è una contraddizione vitale, una contraddizione che permette la vita della nostra scienza, della nostra filosofia nel senso vero del termine, del nostro pensare. Quindi sì, è una contraddizione, ma è una contraddizione che bisogna saper vedere, saper comprendere, dentro cui arrangiare la nostra vita, la nostra ricerca. E le dimensioni ideali, in base a quello che ho detto, la dimensione ideale è quella degli Stati Uniti. I staterelli non hanno... poi riprenderò il tema per le altre domande, non hanno destino, non hanno destinazione. Hanno una storia senza destinazione. Sono lettere spedite, ma ormai lette, rilette, consumate e non rispedibili. E gli Stati Uniti. E la forma impero non esiste. Gli imperi sono Stati Uniti, gli imperi sono sempre stati Stati Uniti. L'impero romano era uno Stato Unito, anche quello del grande re erano Stati Uniti, anche se i greci tendevano a vederlo come una compatta unità, erano Stati Uniti. La Cina sono Stati Uniti. Non si capiscono neanche tra di loro se parlano gli idiomi locali. Sono Stati Uniti, la Russia sono Stati Uniti, anche adesso. Quindi sono Stati Uniti. Questa la dice lunga per noi, non è una generosa utopia dire l'Europa, l'unità politica europea. Non c'entra, ma vuoi avere un destino? Devi essere Stati Uniti. Devi essere un impero, ergo Stati Uniti. Stati Uniti. Quella è l'unica dimensione oggi
in cui tu puoi essere un sistema che ha voce in capitolo nell'insieme dei sistemi, l'unico. Lo Stato non può essere più un sistema protagonista. E l'impero va concepito come Stati Uniti, non va concepito come uno, come Weltstaat. Se non andremo in questa direzione, l'Europa è finita, non c'è alcun dubbio, cioè riesploderanno gli staterelli come sta avvenendo, no? Che dramma ci sarebbe negli Stati Uniti, in una immagine di Stati Uniti europei, che drammi ci sarebbe a mettere un'altra stellina che riguarda la Catalogna? Zero, nulla. Che dramma ci sarebbe? Zero. Invece di 20 stati, 21, 22 negli Stati Uniti, nessun problema, ma devono essere Stati Uniti, ci deve eleggere un presidente, ci deve essere una Camera, ci deve essere un Senato. E allora non c'è nessun problema quanti sono gli stati. Diventa un dramma laddove appunto non hai gli Stati Uniti. Allora sì. Sì, ci sono quelle potenze che lei diceva, cioè la potenza, certo, cioè, diciamo la tecnica, no? Come dicono qualcuno, la tecnica, in cui mettiamoci la potenza economica, la potenza finanziaria, la potenza dei nuovi mezzi, in mano, come si vede sempre più, a pochi, monopolizzati, certo, della scienza, quella no, per poi questi mezzi, no? Di cui tanto si parla, ma la vera potenza di questi mezzi è la potenza del cervello umano, che ha creato quelle straordinarie cose che hanno reso possibile poi il monopolio dei vari Google, dei vari Amazon, dei vari cose. Che cosa sarebbero costoro senza la potenza della scienza? I successi, la grande potenza dell'economia, della finanza, eccetera, eccetera, è la potenza del cervello umano, la potenza del cervello sociale, se no. E anche quello. Sono potenze tutte potenze che chiedono in qualche modo, che richiedono in qualche modo il nomos basileus, non c'è dubbio. Se noi riflettiamo in modo disincantato sul loro funzionamento, chiedono questo. Ma è logico che lo chiedano, perché la loro potenza è tale da non sopportare un potere personale sopra di loro. Non c'è niente da fare, no? È evidente. Un cervello sociale in grado di inventare quello che ha inventato, come fa a sopportare? Questo l'hanno sempre sentito gli artisti, no? L'insopportabilità, sono sempre stati anarchici in fondo, perché hanno sempre avvertito l'insopportabilità di qualsiasi potere personale sulla forza delle loro creazioni. Ora questo vale in generale per tutto ciò che è scienza, tecnica, eccetera. Come fa il grande fisico a sopportare un potere personale sopra di sé? Richiedono. Ma ecco, attenzione, contraccolpo, pensiamoci bene, pensiamo, riflettiamo. Riflettiamo al di fuori dell'autoreferenzialità che sempre si accompagna, no, alle grandi creazioni. Questo sistema è tale perché appunto comporta la rinuncia di influenzare da sé l'ambiente, comporta l'apertura alla imprevedibilità di ciò che mi viene dall'ambiente. Comporta questa apertura, comporta questa capacità di ascolto, comporta questa capacità di relazione con l'altro da te. Con l'altro da te. Perché se sei un sistema e lo sei, hai un altro da te. E allora c'è il problema della relazione, c'è il problema del rapporto, c'è il problema del logos. Logos, questa parola fatale dell'Occidente. Non vuol dire anche relazione, non vuol dire anche rapporto.
E allora bisogna pensare a ciò, e non puoi pensare a ciò nell'ambito, chiudendoti nell'ambito del tuo sistema. Non puoi. Ecco allora il movimento, la dimensione dell'approssimarsi, della vicinanza, della distanza. Ed ecco dove può ritornare ad avere senso un discorso politico, proprio qui, proprio qui. Proprio come il luogo, la dimensione che mette in rapporto, che mette in relazione, non più una vecchia visione nomotetica, egemonica, ma dialettica, associativa, sforzo di far approssimare le diverse potenze riconoscendole come tali, determinarle la convivenza, vivenza, vivo. Non qualcosa di statico, qualcosa che garantisca la loro vita. Forse qui ritorna, in un'epoca di contraccolpo rispetto al sistema mondo, ritorna ad avere senso riflettere, ripensare il politico. Non ho usato il termine trascendenza perché non mi piace, perché è equivoco, perché riguarda, cioè introduci in una dimensione specificatamente magari religiosa, non si capisce bene, ma ne ho parlato continuamente quando parlavo, appunto, quando ho illustrato il termine mondo e mettendolo in relazione con il globo, appunto ho parlato di come proprio si è avvenuta una immanentizzazione del concetto di mondo e le conseguenze anche aporetiche che questo ha avuto. Quando ho parlato di distanza, ho inteso proprio quello, cioè c'è un ambiente che mi trascende, cioè il sistema funziona tanto meglio quanto più riconosce una trascendenza rispetto a sé, ma senza nessuna enfasi particolare di carattere, qualcosa che trascende i suoi limiti. E io ho aggiunto, e perché no pensare che questo che mi trascende il sistema sia anche ancora da qualche parte, in qualche modo, riportabile a quell'idea di mondo? Posso forse asserire che quella dimensione di mondo è morta? No. Posso certamente dire, debbo dire in modo del tutto disincantato, sobrio, eccetera, eccetera, che è scomparsa. Ma ciò non vuol dire che è morta. Tanto poco vuol dire, perché la stiamo ricordando. E allora? Può avere un effetto questo? Sì, può avere un effetto soltanto psicologico, può avere un effetto soltanto individuale, ma non è detto che ci si limiti a questo. Quindi, anche qui occorre che nel nostro essere sistema ci sia, proprio perché siamo e vogliamo essere sistema, ci sia questa apertura a ciò che ci trascende, magari anche in un senso religioso, perché no, non va escluso, non può logicamente essere escluso. Nulla è più ridicolo del tecnico, dello scienziato, eccetera, che esclude questa dimensione. Come fai ad escluderla? Come fai ad escludere? Il tuo ragionamento, il tuo sistema funziona soltanto nella misura in cui è tutto limitato. Tutto limitato. Funziona soltanto a queste condizioni. Quindi come fai ad escludere qualcosa? Non ne parli, certo, non ne parli. Grande lezione di Wittgensteiniana. Non ne parlo, non lo escludo, non ne parlo. Nel mio sistema, nel sistema del mio linguaggio, non c'è termine per dire questo. Bene, non vuol mica dire che perché non lo dici non esiste. Quindi certo, la dimensione di ciò che trascende il sistema è immanente al sistema, cioè il sistema deve riconoscere immanentemente al suo funzionamento che qualcosa lo trascende. Se qualcun altro vuole approfittare della presenza di Massimo e della sua disponibilità, prego. Sì, vieni avanti così poi facciamo prima.
Buongiorno, io la sua lezione l'ho trovata molto molto difficile, ma per un problema di mia formazione. Io cerco sempre durante le lezioni di trarre quale nella realtà in cui viviamo. Lei ha parlato di sistema mondo che deve essere fatto da altri sistemi, non ci può essere un unico sistema mondo, ma ci devono essere altri sistemi mondo, e li abbiamo, cioè competitori all'interno del nostro sistema mondo. Quello che volevo chiedere è, però questi sistemi secondo me hanno un'ideologia comune, lei ha parlato di ideologia, che è il mercato che le unisce, questi comunque sistemi mondo. L'altra domanda, per anche chiarirmi appunto le idee, è che lei ha parlato della politica e non ci può essere quello che ha chiamato un capo. Noi adesso stiamo assistendo al successo di partiti politici, ma anche che vengono denominati come populismi, di cui caratteristica fondamentale è avere un leader, un capo, ma anche in quelli che non sono populisti c'è questa idea che deve esserci un capo. Ecco, grazie. Io volevo chiedere, nella risposta che ha dato prima, ha detto che il singolo Stato, non è possibile pensare al ritorno a un singolo Stato che sia chiuso e che quindi non sia aperto, e che comunque se è singolo Stato non è protagonista e non ha voce in capitolo con gli altri grandi sistemi. Volevo chiederle, secondo lei, perché è importante, perché è necessario o importante avere voce in capitolo? Cioè, ci sono tanti Stati che non hanno voce in capitolo, ma che comunque sono in relativo benessere. Grazie, vediamo se c'è ancora una domanda. No, non vedo più, direttamente Massimo. Beh, è del tutto evidente che vi sono delle potenze, prima lo richiamavamo, che hanno questa dimensione globale, no? Cioè, economia, finanza, scienza, tecnica. Ma ognuno di queste potenze, si organizza, si regola sulla base di una propria, determina, definisce la propria dimensione. E spesso, al di là di una visione un po' anche qui ideologica che le mette tutte insieme e ne fa un unico assetto, spesso queste le relazioni tra queste dimensioni tutte globali sono dimensioni conflittuali. Ripeto, il sistema mondo non è il sistema, l'idea di sistema mondo è il sistema dove sparisce la competizione e il conflitto, ma dove gli agenti della competizione e del conflitto tendono ad un fine analogo. È l'univocità del fine, cioè tutti questi protagonisti sono, è una strana commedia, uno strano dramma, dove tutti i protagonisti sono animati da un'analoga idea, sembrano procedere ad un analogo fine, sistema mondo, però in conflitto, lo dicevo prima. Quindi certo, diverse potenze, il mercato unifica, il mercato è quel denominatore comune o quell'essenza comune di tutti questi diversi essenti, per cui tutti sono riportabili lì. Dubito molto che il mercato, in quanto tale, la logica del mercato sia quella che riduce a sé, che può ridurre a sé quella di scienza, di tecnica, di finanza, di economia, eccetera, eccetera. Dubito molto. Facciamo l'esempio clamoroso che tutti gli economisti, i critici dell'economia politica, sempre fanno, no? E cosa c'entra la logica dell'economia con la logica del mercato?
ma tutto, dico, che bestialità stai dicendo? Mercato significa concorrenza, no? Cosa significa? Significa concorrenza. Ma lei opera nell'industria, opera nell'economia, per che cosa? Per eliminare la concorrenza. Quindi sarà sempre in posizione polemica nei confronti della legge di mercato. Non esiste questa legge di mercato. Non esiste, assolutamente, perché tutti gli operatori del mercato operano per eliminare il mercato, cioè per essere monopolisti. E l'essere monopolisti è la logica del mercato, è la logica che impedisce il monopolio. L'economia, colui che fa economia, che fa industria, opera per eliminare il mercato. Contraddizioni, cioè, ripeto, è impossibile il sistema mondo, è irriducibile ad una logica. Questo è il punto fondamentale da capire, questo è il punto fondamentale, la critica dell'economia politica, la critica dell'ideologia di che ci siano delle leggi di natura, il mercato. E così la scienza è in costante conflitto, perché la scienza vorrebbe svilupparsi del tutto autonomamente, il cervello sociale vorrebbe sprigionarsi in modo incondizionato, non può, perché nel mondo moderno contemporaneo è costantemente legato a problemi di ordine tecnico-economico. Lo scienziato vorrebbe fare una ricerca incondizionata, ed è costantemente riportato in una logica diversa dalla sua, ad una logica economica. Tutti, se volete, al limite sono animati dall'idea del sistema mondo, ma questo sistema mondo per l'appunto non funziona. È un'idea che diventa poi alla fine ideologia in campo politico, dove si presenta qualcuno che dice: bene, tutte queste contraddizioni, questi conflitti che riconosco, io li metto insieme, li risolvo. No, non è risolvibile l'equazione del sistema mondo, non è risolvibile, come non è risolvibile in un'equazione il sistema delle leggi della natura. Il capo, ecco, sì, attenzione anche qui, non cadiamo in errori ottici, errori di prospettiva, come quei tali appunto che prendevano le ombre per la realtà. Questi non sono capi, sono ombre di capi. Non facciamo come quelli prigionieri nella caverna che guardavano le ombre proiettate sulla parete. Questi non sono capi. Capi di che? Ma di che? Ma vogliamo scherzare? Queste sono le ombre dei capi, le illusioni. Ci illudono di essere capi, bisogna non crederci, ci illudono di essere capi. Non ci sono i capi? Ci sono, sempre più deboli, sempre più deboli. E questo non è, dico, che bello, perché io credo che nei vari sistemi debba esserci anche, lo accennavo prima, un sistema che è il politico, che è la politica, adeguato all'insieme dei sistemi che compongono l'attuale globo. Credo che debba esserci anche quel sistema, che ora è in grande crisi perché è sottoposto a pressioni pazzesche, sottoposto a pressioni culturali prima di tutto, di noi che appunto abbiamo un'insofferenza, un'intolleranza crescente verso un nomos personale, scienza, tecnica, economia, finanza da un lato, e pressioni dal basso dall'altro, no? Lo Stato, il vecchio Stato, stretto tra, ormai un vecchio discorso che si faceva 25 anni fa, attenzione che è così, quindi facciamo riforme istituzionali, riforme costituzionali che recepiscano questo dramma del mondo attuale, no? Se questi vecchi stati stretti, no, tra pressioni che vengono dal basso di autonomia eccetera e queste globali, stretti lì in mezzo, i vecchi stati non possono sostenere questa duplice pressione. I capi di cui lei parlava sono delle immagini,
sono delle immagini che negli staterelli hanno una valenza populistica. Populismo, non mica populismo. Oh, stiamo attenti. Populismo, prima dicevamo, usavamo un altro ismo, non mi ricordo più quale. Pacifismo. Ecco, populismo, anche qui, è un ismo che si applica a quale termine? Popolo. Allora, populista, che significa? La semantica del termine, che cosa ci indica? Ci indica qualcuno, qualcosa, un movimento, una persona che ritiene, anche qui vedete la logica dell'unità, la logica di sistema, l'ideologia, che ritiene di rappresentare il popolo. Giusto? Ma e costui sono solo i grillini? Sono tutti. Cioè, quanto meno lo rappresentano, tanto più pretendono di rappresentarlo. Ma non è rappresentabile il popolo. Perché? Perché non esiste. E non puoi rappresentare ciò che non è. Non esiste il popolo. Va bene? Io non lo conosco il popolo. Nessuno di noi conosce il popolo. Il popolo è costituito da tanti insiemi che sono sindacati, associazioni, corporazioni, eccetera, eccetera. Il popolo non esiste. Il populista è colui che pretende che esista e non soltanto pretende che esista, pretende anche di sapere che cos'è e di poterlo pienamente rappresentare. Questo è il populista. E allora, hai voglia di dire che il populista sono quello, quell'altro? Sono tutti. Tutti. Una volta non c'erano i populisti. Perché? Perché una volta i partiti che a casa mia è un termine che viene da parte, o no? I partiti rappresentavano e ti dicevano di rappresentare delle parti, non il popolo. Dicevano che, aggiungevano che rappresentando gli interessi di quelle parti si sarebbe fatto meglio per tutti, certo, ma è ben diverso che rappresentare il popolo. Eh? Erano semmai popolari, nel senso che perseguendo le loro indicazioni, le loro strategie, che partivano da interessi di parte, si sarebbe l'insieme sarebbe stato meglio. Ma quegli interessi di parte si mantenevano, mica si negavano all'interno di un nuovo insieme, mica si superavano. Era sul filo logico del perseguimento di quegli interessi di parte, perché se no non avrebbe senso chiamarsi partiti, e infatti nessuno più si chiama partito, movimento appunto, giusto? Perché il popolo è il movimento, chiaro. Allo stato più o meno liquido o gassoso, no, il popolo è il movimento. Ed è inafferrabile, indefinibile come questo, quel determinato interesse. Quindi il populista non è più richiamato alla responsabilità di dire tu da chi stai, da che parte stai, cosa vuoi, chi ecco. È diverso, badate, Trump, è completamente diverso Trump. Trump non è un populista, assolutamente. Ma che si dice un populista Trump? Trump ha preso parte in modo, cioè io rappresento per me l'America, gli Stati Uniti, sono questi interessi, sono addirittura questa razza, cioè io il filo della mia strategia parte dal riconoscimento che fondamentale, l'elemento fondamentale della politica americana sono i rappresentanti attuali della tradizione bianca, anglosassone, protestante. Sì, WASP. Ma WASP era più che altro i white anglo-saxon and protestants, no? Ma quello erano i
Sì, sì, esattamente, i bostoniani, diciamo così. Sennò la base, bianca, protestante, anglosassone. Lui non è un populista da questo punto di vista, Trump. Potrei dire con chiacchierone, potrei dire che la sua strategia porta quello che vuoi, ma non che è populista, perché non dice io rappresento gli americani, non l'ha mai detto, neanche per sogno. Non l'ha mai detto. Il popolo americano per me è solo quell'insieme lì, e se faccio gli interessi di quell'insieme lì, di quel sistema lì, andrà bene per l'America, ma a partire da lì. Quindi sì, ha ragione lei, non è un populista, è un popolare, nel senso che la sua politica poi farà bene a tutti, per qualche misericordiosa mano provvidenziale. Quindi non sono capi, non sono capi, non si tratta di capi. E questo è gravissimo, neanche Trump è un capo, perché appunto è un capo che ormai sconta anche, no, le tendenze neo-isolazioniste fino a un certo punto, poi ma lasciamo perdere Trump. Insomma, comunque non si tratta di capi. Il problema è, quindi guai a inseguire l'ideologia del capo, l'ideologia del, perché appunto noi viviamo in un'epoca in cui il Führer, in tutti il capo, colui che conduce, eccetera, eccetera, non sarà più quello. La dimensione della politica a cui ho accennato prima non può più essere quella, quella populistica o quella, non può più essere quella, deve essere una logica del tutto relazionale, a mio avviso, no? Che riconosca tutto quello che abbiamo detto, tutta la complessità dei sistemi mondo, tutta la complessità del modo in cui si organizza e si struttura oggi la nostra dimensione sociale, dal mercato, alla finanza, all'economia, eccetera, eccetera. E si pone il problema della relazione, una logica relazionale, relazionale, non quella del capo, non quella dell'egemonia politica. Non funzionerà mai più quella. Nemmeno tra gli imperi, certo, gli imperi, o meglio, diciamo, abbiamo capito, no? Gli imperi sono Stati Uniti, sono sempre stati Stati Uniti, l'impero romano erano Stati Uniti di fatto, l'autonomia delle province era l'autonomia di stati, come esattamente di stati come all'interno degli Stati Uniti d'America. E nello stesso tempo però Stati Uniti, ma uniti uniti, se no non sono Stati Uniti, sono staterelli autonomi. Stati Uniti vuol dire che ci sono degli organi politici centrali, per forza. In un assetto democratico, in qualche modo democraticamente eletti, c'è poco da fare. Se no non saranno mai Stati Uniti, saranno sempre staterelli legati da patti e da convenzioni, come sono sempre avvenuto, più o meno forti, più o meno che tengono più o meno, ma saranno sempre staterelli più o meno uniti. C'è ancora un'ultima domanda? Va bene, ancora due, va bene. Venga avanti anche lei, così facciamo prima. E poi chiudiamo con queste ultime due domande. Ma le chiedo scusa, professore, se questa politica che lei in modo affascinante intravede, e cioè punto di congiunzione, di mediazione, e se questa politica non ha la capacità e la competenza, come ne usciamo? Cioè, dove andiamo a sbattere? Dove andiamo a finire o sbattere? Chiara domanda, prego. È l'ultima, è così. La domanda è, so che lei non è né veggente né aruspico, ma riusciremo nel futuro a superare o uscire dalla logica sistemica e anche metodologica di costruzione? E una cosa ulteriore è come costruire, possiamo dire, questa alterità relazionale se le persone si sentono spaesati o se non hanno strumenti a loro disposizione per cogliere questo livello. Cioè, l'educazione è la risposta, ovviamente, però come far fronte a questa problematicità? Grazie.
Scusa, non ho capito. Non sento niente. Quale? A quale domanda non ho risposto? Anch'io non riesco a, non ricordo. Prego, alzati pure. A quale domanda non ho risposto? Ah sì sì, scusa, hai ragione. Hai grazie. Ragione, hai ragione. Scusami. Allora, siccome è molto importante quest'ultima domanda, appunto, ma la tengo per ultima. Capacità e competenza, eh sì. Qui a volte a me pare che siamo costretti, no, nell'era dei populismi, siamo costretti a volte a scoprire l'ombrello, a scoprire l'acqua calda, no? Com'è possibile organizzare un sistema, un sottosistema, eccetera, eccetera, di qualsiasi tipo senza competenza, capacità e responsabilità? È impossibile. Certo. Abbiamo deciso, nell'idea, attenzione, di cui tutti siamo più o meno complici, nell'idea che si possa giungere al Weltstaat, al sistema mondo, che si autoregola, autoriproduce, eccetera, eccetera. E quindi questo politico che è costantemente contraddizione, che è costantemente conflitto, che noia, che fastidio, che nausea. Quindi mandiamolo a casa, se c'è bisogno di qualcuno che ci amministri, scegliamolo tra persone che brillano per la totale assenza di ogni esperienza in materia politica. Questo è stato il senso comune, no? È chiaro, è la follia che ha dominato tutte le menti dell'Occidente in una situazione storica che si capisce bene, una situazione storica in cui le grandi potenze erano quelle tecnico-scientifiche, economiche. Lì ci sono, lì e soltanto lì sta la soluzione dei nostri problemi. Lì e soltanto lì sta la soluzione dei problemi che queste stesse potenze producono. Il politico è un ornamento sempre più costoso e sempre più inutile. Quindi dobbiamo tenercelo per qualche strano motivo, come in Inghilterra si tengono la regina, come bene, teniamocelo. Va bene, ma lascia stare che fa le leggi, vota e ci rovina. Cioè, la nostra idea, facciamo un po' di esame di coscienza, questa è la nostra idea. Noi l'abbiamo avuta nella zucca, questa idea, in un modo o nell'altro, e viene anche questa da lontano, perché tutto il pensiero liberal-liberista, anche dell'Ottocento, mira ad una sorta di superamento della politica e dello Stato, mira a quel sistema mondo in cui, appunto, per esempio, le leggi di mercato dominano sovrane e non c'è bisogno di un nomos esterno per regolarle. Quindi sono idee profondamente radicate nella nostra cultura, nella nostra civiltà. Oggi siamo al contraccolpo, e quindi, e credo sia molto salutare, siamo anche al contraccolpo di quell'idea che in Italia, per andare alla cronaca nostra, insomma, per esemplificare in modo assolutamente riduttivo, che in Italia ha dominato nel senso comune quando c'è stata la grande crisi mondiale, caduta del muro, locale, Tangentopoli, eccetera, eccetera, che appunto il problema sostanziale era che dovessimo eleggere gli incompetenti, gli incapaci. Diciamola così brutalmente, per intenderci. No, adesso siamo al contraccolpo. Forse cominciamo a capire che anche per fare politica occorre una certa competenza, una certa capacità, una certa professionalità, una certa esperienza, un certo cursus honorum, eccetera, eccetera. Ma lo stiamo comprendendo sulla nostra pelle. Ma stiamo per votare ancora gli stessi incompetenti, gli stessi capaci. Cosa vuol dire? Sarà il passaggio più o meno lungo, però io sono fiducioso, perché vedo che non è più senso comune quello che era 30 anni fa. Non è più senso comune.
comincia a emergere una certa consapevolezza che, insomma, politico è anche professione, no? La politica è beruf, dove professione non vuol dire mestieraccio, vuol dire beruf, che in tedesco ha una valenza addirittura religiosa, vuol dire vocazione più che professione. Una vocazione molto complessa, una vocazione molto difficile, una vocazione che è difficile avere, ma una vocazione. Questo è... non lo vedo neanche io, però... Ma non dovete stare al contingente, è una situazione che si sta evolvendo, che siamo in una situazione in generale, ripeto, di contraccolpo, non ho dubbio su questo, di contraccolpo. Come evolverà non lo so, ma siamo in una situazione di contraccolpo. E quindi io ho molta fiducia, ma però bisogna vedere attraverso quali catastrofi avviene il mutamento. Può avvenire anche in modo catastrofico, io mica lo so. Siamo usciti, adesso oggettivamente siamo usciti dall'ideologia mondo-sistema, siamo usciti. Tutti i segnali lo indicano, è ormai competizione tra imperi, cioè tra Stati Uniti, è un mondo in cui la pluriversità si sta affermando sempre più, l'impossibilità di reductio ad unum è sempre più manifesta. Come si possa passare da ciò a un nuovo equilibrio, a un nuovo ordine, come si dice, no? Il mondo, da quando lo seguiamo, cioè da pochissimo tempo, una roba ridicola, no? La storia sono 7-8 mila anni, figurati te, cosa possiamo sapere della nostra anima. Ma comunque, fin tanto che, da quando storia è storia, il mondo va tra momenti di passaggio, di crisi, di catastrofi, allo stabilimento di nuovi ordini, no? Cioè il disordine non è mai disordine basta, è sempre un disordine costituente che costituisce nuovi ordini. Ora, un ordine ideale, mentale, politico, eccetera, eccetera, un ordine a mio avviso sta chiudendo, sta terminando, no? E siamo in una fase di catastrofe, cioè di mutamento di fase, non in senso apocalittico del termine, ma appunto letteralmente catastrofico, un mutamento è catastrofe, un mutamento di fase. Quale nuovo ordine? Sarà un ordine retto da una... No, non credo. Oppure quella potenza potrà essere una potenza che stabilisce un insieme di sistemi, che è egemone all'interno di un insieme di sistemi, no? Può essere. Io credo che il nuovo equilibrio sarà un equilibrio che si determinerà nella relazione tra dimensioni imperiali, di cui alcune sono già abbastanza definite, però asimmetriche, perché ve n'è una che chiaramente indica tutta una serie di sintomi di tramonto, che sono gli Stati Uniti. Un'altra che è difficilmente definibile, la Russia. Un'altra ancora che evidentemente parrebbe in inarrestabile crescita, la Cina. Molti politologi americani dicono che il vuoto di potenza determinato dal tramonto degli Stati Uniti sarà riempito dalla Cina, con quali conseguenze non si sa. Però la Cina non sembra assolutamente che si muova nella direzione del vecchio sistema mondo, direzione in cui si è mossa la politica e la mentalità e la forma mentis e l'immagine del mondo dell'Occidente. Non sembra affatto questa la sua idea. Non lo è mai stato nella storia della grande civiltà cinese questa l'idea, no? Lui non sono mai stati interessati alla scoperta e alla conquista, soltanto nel loro ambito, ma alla scoperta non sono mai interessati, no? Gli storici lo ricordano sempre, no? Nel momento in cui Colombo parte con tre caravelle,
loro avevano tra Cina e Giappone avevano una flotta sterminata che non è mai andata al di là di Taiwan. non hanno fantasia, diverso, hanno il mondo, questo è il punto, hanno il mondo, cioè nel palazzo imperiale di Pechino passa l'asse del mondo che unifica cielo e penati e inferi, passa per il e quando tu sei al centro del mondo, se lei si immaginasse di essere al centro del mondo, cosa viaggia a fare? Che curiosità vuole avere? E che curiosità vuole avere del resto del mondo? Sei il mondo, sei il centro. La nostra è una logica completamente diversa, no? Con tutti i problemi che questo comporta, che abbiamo accennato. Quindi noi siamo già usciti da quello, ma l'essere usciti non vuol dire aver creato un nuovo ordine. Noi siamo in questa fase di passaggio, certamente, tra un ordine e un altro, no? Quell'ordine ideale, ideologico, che ha creato l'egemonia europea occidentale sul globo, è giunto a compimento. Questo possiamo dire. Il nuovo ordine può stabilirsi attraverso armistizi, patti, convenzioni, non certo attraverso l'instaurarsi di un nomos basileus planetario. Può arrivare attraverso questo, può determinarsi attraverso chissà quali sconquassi, chissà quali tragedie, cioè, perché abbiamo maturato una forma di razionalità che ci renda perfettamente in grado di determinare, di definire un sistema di pace. Prima di tutto dovremmo interrogarci, se poniamo così la questione, prima di tutto dovremmo interrogarci sul nostro individuale, no? In che modo siamo in grado di stare in pace? Ma poi è un'assurdità totale, no? Questo perché, cioè, l'Occidente e l'Europa sono degli aggressori per natura. Sono degli aggressori, degli scopritori e dei conquistatori. È quello che ho detto, perché certo. C'è un sostrato ideologico per cui... No, non è, qui non è ideologia. Qui, come dicevo io, non è ideologia. Qui è logica. È logica. È certo. È logica. Cioè, se io riduco mondo a globo, che è qualcosa di definito, di determinato, è logico che io voglia rappresentarlo nella sua interezza, è logico che ne presupponga la disvelatezza ed è del tutto conseguente che ciò che comprendo domino, che ciò che comprendo sia un ager romanus, un terreno, un territorio mio, di Roma. Qui non è ideologia, qui è consecutio temporum. Bene, ma la domanda del ragazzo, ah, sì. Però guarda che viene perseguitato. Hai ragione. Perché? Perché così? Perché è così? Perché la nostra civiltà indica questo, ha assunto questa forma mentis fin dai suoi primi vagiti, Nostro primo testo scritto qual è? Qual è il nostro primo testo scritto? Il primo testo che viene dalla tradizione orale, ma che ci troviamo scritto, qual è? Qual è? Eh? Eh?
Vabbè, il codice Hammurabi, il codice Hammurabi è l'Iliade. Cosa racconta l'Iliade? Una guerra. Ma la nostra guerra, non una guerra qualsiasi. La guerra, la nostra guerra, cioè una guerra civile. Non è mica una guerra dei greci contro i barbari? Tra greci e troiani, stessi dei, non c'hanno problema di traduzione. C'è l'interprete. Quando Achille e Priamo discutono, c'è un interprete che traduce. Si fotono le mogli, eccetera, eccetera. Cioè, perfetta consanguineità. Nessuna lotta al barbaro. Guerra civile per l'egemonia, per chi farà sistema, per chi rappresenta al meglio i propri dei. Gli dei sono comuni. Chi rappresenta più potentemente gli dei? Chi è più vicino al sommo Dio? Questo è il primo testo nostro. Che vuoi fare? Puoi convertirti ad altre logiche, ad altre civiltà. È possibile? È possibile questa conversione? È possibile questi movimenti New Age sono possibili forse in qualche campus della California? Noi siamo condannati a questo, destinati a questo, condannati a questo, chiamalo come vuoi, ma dobbiamo anche essere responsabili di capirne tutta la poeticità, la contraddittorietà e cercare di vedere se questa storia o questo destino non è giunto a contraccolpi, che è l'occhio di lince dei nostri massimi, questo è vedere con disincanto, no? La necessità di questo destino, ma vederne anche il possibile compimento, le conseguenze, no? Questo è di tutti i grandissimi, questo, di quelli che tra umanesimo e rinascimento vedevano e si interrogavano sulla fine della cristianità, del nostro vico, no? Di tutti, che, il compimento. Certo, questo destino di civilizzazione, di civilizzazione come razionalizzazione, nel senso che indica, è eterno, è necessario nel senso dell'eterno immutabile? No, niente affatto, anche se si pretende così o se si è preteso così, è tutto umano, troppo umano, quindi... Vediamone il compimento, leggiamone il compimento, leggiamone il tramonto. Questo è di tutti i grandi interpreti della nostra civiltà. E così dobbiamo fare noi, ma senza pensare che possiamo con un salto mortale uscire da questa storia, da questa civiltà, da questo destino. Questo sarebbe irresponsabile, cioè non risponde a ciò che dobbiamo, al modo in cui dobbiamo affrontarlo. Grazie. Grazie, Massimo. E francamente, splendida mattinata. Grazie. Grazie, Massimo.